Ego Peron, assessore alle finanze della Regione Valle d'Aosta. Il piano dismissione immobili è pronto. La Regione vuole, diciamo, incamerare denaro vendendo, mettendo, diciamo, sul mercato gioielli immobiliari e altri fabbricati. Ci vuole spiegare nel dettaglio come funziona questo piano? La Regione Valle d'Aosta è proprietaria di un gran numero di immobili e di beni patrimoniali, anche terreni, quindi abbiamo su sollecitazione del Consiglio regionale che aveva approvato una risoluzione in tal senso, lavorato per lungo tempo e predisposto un piano che va in una duplice direzione. Da un lato c'è una proposta su tutta una serie di immobili che noi mettiamo in vendita. Sono immobili che noi non riteniamo essere nella condizione di fare degli investimenti né di destinarli ad altri usi. A nostro modo di vedere, possono essere degli immobili anche per la posizione dove si trovano appetibili per dei privati. Quindi di tutto questo settore avviamo un ragionamento che, se il Consiglio lo voterà, per alienare questi immobili, quindi per dismettere una parte del nostro patrimonio, far quindi cassa, ma anche razionalizzare l'uso del nostro patrimonio, perché voglio ricordarlo, noi abbiamo un gran numero di immobili, parallelamente a volte ci troviamo anche nella condizione di pagare degli affitti e quindi questo ci permetterà di razionalizzarne l'uso. Ma la vera novità che vorrei spiegare è che il piano contiene un secondo volet che è stato poco preso in considerazione in questi giorni ed è il piano della valorizzazione. Su un gran numero di immobili, di in qualche modo di beni che oggi sono di proprietà della regione, noi chiediamo, li mettiamo a disposizione del mercato e chiediamo ad investitori privati di vedere se questo immobile suscita interesse, cioè su questi immobili c'è la disponibilità di avviare delle procedure anche di partenariato, quindi di creare delle sinergie o tra pubblico o privato o tra gruppi di privati per recuperare questi immobili, per investire, per creare quindi nuove idee. L'obiettivo di questo qual è? È quello di movimentare l'economia avendo un approccio diverso rispetto al passato sull'uso del patrimonio pubblico. Questo a nostro modo di vedere dovrebbe attivare il mondo dei professionisti, il mondo dei progettisti, attivare delle idee, soprattutto recepire delle persone che vogliono investire, quindi saremo ovviamente accorti a non svendere ma a valorizzare il nostro patrimonio affinché si crei di nuovo quel volano di economia, soprattutto nel campo dell'edilizia, si possa quindi creare posti di lavoro, occupazione, reddito, andando quindi a valorizzare gran parte di quel patrimonio che oggi spesso per varie situazioni non è usato né da noi né dai comuni. Io credo che sia una proposta intelligente che recepisce che i tempi sono cambiati e che la regione non ha più senso, lo stanno facendo praticamente tutte le regioni e i comuni d'Italia, tenere grandi patrimoni, soprattutto quando non sono finalizzati ad un uso preciso, liberarli, metterli sul mercato, attrarre investimenti, capitali, energie e creare quindi economia.